Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing dedicato a Star Wars. Oggi è il turno del quarto membro rilasciato da Hot Toys per quanto riguarda la Clone Force 99, ovvero la Bad Batch. Sto parlando del membro più scemo ma anche più forte del team, ovvero Wrecker. Quindi andiamo subito ad unboxarlo e a scoprirlo insieme. Iniziamo come sempre dal box, che è il solito della linea Star Wars ed in particolare The Bad Batch, con Wrecker in primo piano su sfondo nero e bande diagonali che si estendono sui lati della scatola. La stessa cosa vale anche per la fascia nella parte inferiore, con riportato il codice TVMASS-P099 ed il nome del personaggio, che terminano sul profilo dove possiamo ritrovarlo in una delle sue pose tipiche. Anche la parte posteriore della scatola non presenta nessuna novità, con il solito sfondo nero per credits e raccomandazioni. Una volta rimossa la parte frontale, troviamo la solita slipcover con l'artwork che riprende ancora una volta Wrecker in azione, e sullo sfondo lo vediamo con il casco sollevato e la scritta 99 Clone Troopers. Tolta anche la cover, possiamo finalmente dare una prima occhiata alla doll e ai relativi accessori di cui è dotata, ed è subito possibile notare quanto sia massiccio Wrecker. Ed ecco tutti gli accessori fuori dalla scatola. Abbiamo una basetta con un relativo supporto, lo zaino, il coltello di Wrecker, il blaster e varie mani aggiuntive. Classica basetta rettangolare con motivo imperiale per Wrecker, con targhetta espositiva sul front che riporta il logo di Star Wars ed ovviamente il nome del personaggio. Nella parte posteriore è presente l'alloggiamento per lo stick di supporto, rigorosamente nero. Come per le altre doll della Bad Batch, Hot Toys fornisce una base adesiva texturizzata, che riporta il logo della Bad Batch ed il disegno dell'elmo di Wrecker, che è possibile incollare sulla basetta per dare un tocco di personalizzazione a quest'ultima. Il coltello da combattimento di Wrecker è massiccio come il suo proprietario, ben realizzato in quanto a forma della lama e da colorazione, ma pecca per quanto riguarda i segni di usura che sono presenti solo in minima parte sull'elsa ma non sulla lama. In fase di posing può essere inserito nell'apposito alloggiamento posto sulla caviglia destra dell'armatura di Wrecker. Il blaster non è niente di diverso da quanto già visto in altre produzioni Hot Toys, molto realistico in quanto a forma e colorazione, dettagliato nei particolari e non particolarmente colpito nei segni di usura se non sulle parti argentate. È possibile staccare il caricatore laterale e la parte anteriore con la canna per eventualmente modificarlo con altri pezzi di blaster in dotazione ad altre figures. Lo zaino è un altro degli elementi fondamentali per un membro della Bad Batch, ed anche per quello di Wrecker il lavoro svolto è molto buono. Riporta il logo della Clone Force 99 sul front e varie tasche d'alloggiamenti per armi e munizioni. Purtroppo non può essere aperto come quello di Hunter, cosa che avrei sinceramente gradito molto. Il montaggio sulla schiena di Wrecker è possibile tramite un magnete posto sul retro dello zaino. Hot Toys fornisce in dotazione qualche paio di mani aggiuntive, per la maggior parte utili per impugnare il coltello, il blaster o per qualche posa. Esteticamente sono tutte molto simili, con il proseguo dell'armatura grigia, le nocche rosse ed il solito guanto nero. Di default invece sono montate sulla doll le mani a pugno chiuso. Non esiste Bad Batch senza un elmo caratteristico che contraddistingua ciascun membro e la renda unico dagli altri. Così come per gli Headsculpt, che pur essendo cloni, per questa squadra sono molto diversi tra loro. Ovviamente è il caso anche di Wrecker, che ha in dotazione due Headsculpt, uno con il casco e l'altro senza. Il casco ha un design molto particolare. La parte che corrisponde al respiratore è verniciata in modo da sembrare una grande bocca con denti bianchi ed affilati, e le aperture per gli occhi sono strette ed allungate, su uno sfondo quasi totalmente bianco e la scritta 99 sulla fronte nel tipico colore Bad Batch. La testa senza casco invece è una trasposizione di quello che potrebbe essere il volto di Wrecker nella realtà rispetto alla serie animata, con le sembianze di Morrison ma adattate al personaggio. Mi sarei sinceramente aspettato qualcosa di meglio in quanto a somiglianza, ma rimane un buon sculpt di cui è ottima la resa della cicatrice e dell'occhio sul lato sinistro. Per quanto riguarda il body e l'armatura, le proporzioni sembrano giuste e tutto pare funzionare in armonia. Wrecker è massiccio e potente, e la resa di questo body dà quel senso di bulky che si ricerca in un personaggio come questo.
Bella l'armatura, piuttosto simmetrica nella colorazione e nello sculpt dei pezzi, composta da parti fisse ed altre mobili legate al body tramite elastico, per permettere un minimo di mobilità durante il posing, che comunque purtroppo rimane molto limitato. I colori dominanti rimangono i soliti della Bad Batch, ovvero il grigio, il nero della tuta sottostante ed il rosso delle rifiniture. Sono presenti diversi segni di usura dati dalle battaglie, come tagli e spaccature. Anche gli spallacci sono praticamente uguali, con il solito teschio del numero 99 del logo della Clone Force di cui fa parte Wrecker. Veniamo ora alle articolazioni, a partire dalla testa che può andare verso il basso in questo modo e verso l'alto. Può muoversi a destra e a sinistra volendo ruotando di 360 gradi. Butterfly joint alla spalla, leggermente ostacolata dallo spallaccio che comunque è mobile. Braccio che può essere alzato avendo cura di spostare proprio lo spallaccio. Il braccio può essere portato anche in avanti con diversi scatti, può superare la linea dei 90 gradi e stessa cosa all'indietro con una maggiore difficoltà. Doppia articolazione presente anche per quanto riguarda il gomito, che può andare oltre i 90 facendo sempre attenzione all'armatura, e articolazione del busto appena percepibile, rotazione destra e sinistra invece all'indietro e in avanti praticamente quasi assente. Mani e polsi che ovviamente possono ruotare con i soliti peg, e gambe che anch'esse si possono aprire un po' a difficoltà e portare in avanti e all'indietro avendo sempre cura di spostare gli elementi mobili dell'armatura per non danneggiarli e non rischiare di staccare parte della vernice. Doppia articolazione presente anche per il ginocchio, facilitata dalla ginocchiera che può essere appunto spostata per guadagnare qualche millimetro in più, e un'articolazione della caviglia in questo caso molto limitata dalla presenza del paratibie, diciamo, dell'armatura. Articolazioni quindi punto debole di questa doll. Ecco finalmente Wrecker in collezione insieme agli altri compagni di squadra, gli altri membri della Bad Batch. Manca ancora Tech, che deve essere rilasciato da Hot Toys, ma secondo me è bellissima la presenza in scaffale di tutti e quattro. Non vedo l'ora che esca Tech per andare a completare il team. Ed eccomi qui ragazzi per la conclusione del video e per la mia valutazione finale su questo Wrecker di Hot Toys. Un Hot Toys che si è comportata abbastanza bene, come per tutti gli altri personaggi della Bad Batch, quindi rimane in linea con appunto quel tipo di lavoro, molto fedele per quanto riguarda proporzioni, armatura e dettagli qua e là, ma secondo me in questo caso va a peccare un pochino per quanto riguarda l'head sculpt. Le fattezze dell'Escult sono meravigliose, il dettaglio, la cicatrice e tutto quanto detto già in fase di recensione. Però secondo me in questo caso, rispetto agli altri membri, manca un po' quella che è l'anima di Wrecker, perché è un personaggio un po' tontolone, un po' stravagante, sempre sorridente, eccetera. Questo Escult, diciamo che guardando la donna in questo modo, con questa serietà, insomma, diciamo che quella cosa lì viene un po' a mancare. Così come vengono a mancare anche alcuni dettagli per quanto riguarda gli accessori, vedasi ad esempio il coltello o il blaster. Per tutto il resto, bene, non benissimo, zaino che non è possibile aprire, che cose che invece abbiamo visto per esempio in Hunter, dove vedo proprio una cura generale maggiore. Hot Toys produce queste doll più che altro per fini commerciali. Quindi non avrebbe mai potuto fare un secondo head sculpt o qualcosa del genere. Quindi diciamo che ci si accontenta così, è bellissimo avere tutta la squadra, al momento sono quattro i membri, manca il quinto. Fanno una bellissima figura in collezione tutti insieme
Però ecco, singolarmente questa DOL secondo me pecca un pochino. Quindi il mio voto, ragazzi, finale è un 7,5. Voglio essere severo con Hot Toys, come sapete che faccio sempre. E detto questo, non mi resta che ringraziare il Colosso di Nerd che mi ha dato la possibilità di averla. Ci vediamo noi ai prossimi appuntamenti del canale e non vedo l'ora di sentire voi che cosa avete da dire qui sotto nei commenti, se siete in linea più o meno con il mio pensiero o avete qualcos'altro da dirmi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto!